Vista troppo pochi 2 giorni, che cosa salva, che cosa butta via da questa partita? Se c'è qualcosa da salvare, qualcosa da buttare via? No, nella mia cultura, quando non porti a casa i punti, devi buttare via. Da salvare c'è poco e niente. Quello che dobbiamo fare è renderci conto della situazione che stiamo vivendo, che è una situazione complicata. Primo errore, prendi gol dopo pochi minuti, una cosa assolutamente che non andava fatta, e quella è semplicemente tensione, concentrazione, rabbia, perché la giocata del Mantova, la giocata in anticipo, attacca lo spazio, bene, bravissimi, ma noi dobbiamo essere molto più cattivi, molto più sporchi, soprattutto in queste fasi, l'inizio della partita, la fine dei tempi. Dopodiché devo dire che un aspetto positivo è stato lo stare ordinati, sapevamo, l'avevo detto, è lontano dal mio pensiero speculare sull'avversario, però il Mantova gioca verticale dentro il campo, fa le rotazioni, dovevamo per forza di cose stare attenti una volta che la palla è a 70 metri sotto semicerchio. Non mi preoccupa, andava bene così, erano loro che dovevano giocare e noi stare lì con un punteggio corto e provare a fare qualche situazione offensiva, magari da quelle due inattive che abbiamo battuto sul lato corto dell'area di rigore, dove si deve tirare fuori qualcosa, si deve far parare il portiere. Abbiamo avuto sicuramente una fase iniziale problematica, perché abbiamo adeguato il centrocampo a tre, non riuscivamo a prendevamo Burrai, non riuscivamo a contenere poi Panizzi, il 3 contro 2 in pressione. Ci faceva abbassare tanto e non andava bene, due volte col quinto Pellegrini a giocarsi 2 contro 1 non andava bene, l'abbiamo sistemata. E dopodiché anche all'inizio del secondo tempo non mi è piaciuto l'atteggiamento di una squadra che si deve salvare, l'atteggiamento di una squadra che deve avere fame, un atteggiamento diverso. Sicuramente ha fatto un gran gol Fiori per comunque un'azione individuale, una transizione. Dobbiamo essere bravi a non farci attirare, lo sapevamo, dobbiamo essere bravi a non vivere le transizioni ma stare ordinati. E dopodiché, l'ho detto, per fare i punti bisogna fare le cose piano piano. Sul 2-0 c'è una palla gol, direi sicuramente da sfruttare, perché Pagliuca è senza nessun avversario. Tu quando fai gol lì puoi riaprire la partita, non lo fai, qualcuno comincia a non crederci più, e quindi è quello lì l'aspetto su cui lavorare, l'atteggiamento, il carattere, il crederci sempre, anzi lì qualcuno le deve prendere per le orecchie e comunque fargli sentire meno il peso di questo errore. Bisogna avere pazienza, l'ho detto, lavorare sull'atteggiamento. Quando si giocano le partite, i pensieri veramente che abbiamo sono più pericolosi degli avversari. A un certo punto un po' la condizione atletica, un po' i pensieri negativi ci hanno limitato. Il Mantova è una squadra forte, di talento, l'ho già detto, è nata bene, si muovono dentro il campo, anzi gestire le rotazioni è stato difficile, ma è stato anche fatto bene con le rotture, sia da Giubilato e da Rossi e sia dall'altra parte da Ciancio e da Pellegrini. Dobbiamo tirare fuori qualcosa nella fase offensiva e lo sappiamo. Il commissario Barbieri ha detto cosa deve fare la squadra: difendere più alta, prendere via più alta. Io l'ho detto, gli spazi che tu vuoi difendere li devi conquistare con la corsa, devi andare in avanti, devi avere prima di tutto l'organizzazione per farlo, e su questo ci vuole tempo, ci vuole lavoro, non ci vogliono sicuramente 2 giorni dove sono state 2 rifiniture, ma dall'altra parte ci vuole anche un po' più di coraggio, perché alla fine poi ho cambiato sistema per andare a prendere il 3 contro 3, qualcosa è venuto fuori, ma se non fai vivere la difficoltà alla squadra avversaria, perché il Mantova non è mai andato in difficoltà, anche quell'azione da gol è un'azione da gol, ma non è mettere in difficoltà una squadra dal punto di vista emotivo, tu non riesci a capire come gli vuoi far male. Loro hanno fatto una partita tranquilla, dominando il gioco, fino a un certo punto e a una certa altezza glielo facevamo fare, dopodiché abbiamo fatto dei bei intercetti, delle belle transizioni. Ma bisogna essere cattivi, bisogna avere coraggio, bisogna pensare di avere una monoidea, e la monoidea ti viene quando lavori. Ecco, e bisogna avere anche un po' più di peso in avanti, perché l'azione
del gol che poteva riaprire, perché poteva riaprire, segni lì in quel momento, hai mezzo tempo davanti per provarci, almeno non era garantito momento, però poi per provarci avere fiducia, ti avrebbe dato quella fiducia che questa squadra non ha. Ma per far vivere la difficoltà che ti dicevo al Mantova, dopodiché è normale. Ma non è un episodio, è uno stop, è un tiro fatto in area, veloce, la palla va fuori. Facciamo parlare il portiere, cerchiamo di essere più precisi, facciamo gol bene. Ora dobbiamo lavorare, arrivarci e pensare che, l'ho detto, no? Non è una questione di fare i punti a tutti i costi, bisogna fare di tutto. Oggi noi abbiamo fatto alcune cose fatte bene, ma abbiamo fatto troppi errori, ancora troppi errori, e la colpa è nostra se prendi gol dopo 3 minuti, la colpa è nostra se non fai gol. Bisogna essere uniti, squadra, crederci, ma io devo lavorare sulla mentalità, ma quello lì è il quotidiano, soffrire e aiutarsi. Adesso una settimana, 8 giorni possono aiutare in questo senso, a fare questo tipo di sicuramente lavoro. Sicuramente, perché almeno uno imposta dall'inizio la squadra. In tribuna c'era